Ui boh, tocchi si risente. Ciao a tutti ragazzi. Innanzitutto mi preme farvi gli auguri di buon anno, dato che non è uscito nessun video né a Natale né a Capodanno, appunto. Mi preme innanzitutto farvi questo augurio. Spero che quest'anno sia un anno bello, pieno di successi, pieno di cose belle e soprattutto anche pieno, non pieno, ma con qualche problema insuccesso che possa farvi crescere, perché quanto è importante avere successo nella vita, anche tanto importante fallire in qualcosa per capire come migliorarsi senza mai credersi arrivati. Dopo questa piccola precisazione, questo piccolo spunto filosofico, cosa è successo? Non è uscito nessun video, ahimè, purtroppo semplicemente per un semplice motivo. Mi ero preso un periodo, piccolo periodo di sosta da me stesso, da quanto riguarda YouTube. Mi ha fatto capire una cosa: il canale non lo voglio chiudere, in primis, quindi tranquilli. In secundis, voglio però con tutto me stesso aumentare la gamma di titoli che vi porto su questa piattaforma, su questo canale, perché semplicemente non è che mi hanno stufato gli strategici, capitemi bene, sono parte di me da quando ho 10 anni e che mi avvicino ormai ai 30, direi che sono un'ampia parte della mia vita, ma io aprire questo canale, questa promessa l'ho già fatta, quindi cercherò di essere breve. Come esperienza videoludica mia personale, appunto in quello che è in questo medium favoloso. Però io non sono solo strategia, io sono anche gestionale, io sono anche sportivi, sono anche adventure, avventura, RPG, insomma, spara tutto, un bel po' di tutto. Tanto PC, ma tantissima PlayStation anche. Quello che vorrei raggiungere in quest'anno è quindi un'ampiezza totale del canale, che vi posso portare gli strategici come i gestionali, come gli sparatutto, come gli adventure, come giochi a caso buttati lì perché vanno di moda tra grosse virgolette, ma che comunque hanno conquistato il mio interesse. E perché no, portarvi anche dei video, come dissi nell'ultimo vlog, in quello di dicembre, portarvi anche diversi argomenti che esulano dal videogioco, ma che comunque ne fanno un po' parte, quindi partendo da uno spunto videoludico, portarvi anche qualcosa di un pochino più, non dico serio, ma diverso sicuramente. Fatta questa piccola premessa, quello che state vedendo in sottofondo è un gameplay di Rocket League, un gioco che, devo dire la verità, mi ha preso intanto. Va a momenti anche quello, ogni tanto lo prendo in mano per ore e diversi giorni, tant'è che sono riuscito addirittura in questa stagione ad arrivare argento. Solo in squadra da 3 ovviamente, il resto ci sto lavorando. Comunque, vorrò portarvi anche Rocket League sicuramente, come anche tanti altri titoli, come detto in precedenza. Quello che uscirà da questo, soprattutto da gennaio in avanti, è la sicura conclusione di Hearts of Iron 4 con la Jugoslavia, la sicura conclusione di, meglio dire, la probabile conclusione di Europa Universalis 4 con Tunisi, e una temporanea sospensione di questo titolo, perché non ne posso davvero più. Ogni 3x2 c'è una patch che invalida i maledetti salvataggi. Io veramente non ne posso più. Ho chiuso, tra virgolette. Aspettavo qualcosa di più stabile, ragazzi. Europa Universalis tornerà sicuramente, fa parte cuore pulsante di questo canale, ma si piglia una pausa, assolutamente. Porterò probabilmente più volentieri Hearts of Iron 4. Altra cosa, non c'è la facecam, perché ho intenzione di fare un upgrade del canale, portare appunto una webcam un pochino più, o meglio una webcam, perché quella integrata del PC fa un po' cagare. Quando sarà e verrà fatto questo upgrade, sicuramente ritornerà la facecam, perché comunque vedo che l'avete apprezzata, mi spiace averla tolta, ma preferisco così, fidatevi, è meglio così.
fatto queste premesse, detto tutto ciò, io vi ringrazio per aver continuato ad esservi iscritti al canale. Siamo arrivati a 109 ora che registro questo piccolo vlog spiegazioni e augurio di buon anno. Comunque, appunto, come ho detto prima, cercherò di ampliare il più possibile la gamma dei videogiochi. Vedremo Earth of Iron 4 la conclusione, vedremo Sorten Century, non sparisce ragazzi, assolutamente, sarà una serie lenta ma non finisce lì. Vorrò portarvi anche titoli nuovi, come detto anche Shadow of the Shogun, sì, ok. Quello sarà più che altro 2, 3, 4 video del livello tutorial per farvi vedere un po' com'è il titolo, se può interessarvi. Vi porterò anche finalmente un gestionale fatto proprio gestionale, anch'esso essendo in early access sarà soggetto a variazioni, però farò dei video abbastanza brevi, concisi e comunque danno sempre un arco temporale di almeno 2 mesi, che per me è sufficiente per portare un titolo del genere, dato che non durerà 75 episodi, che è Oxygen Not Included, assolutamente un titolo che vi consiglio caldamente, vi porterò anche quello. Detto ciò ragazzi, vi saluto, vi ringrazio veramente di cuore, rinnovo gli auguri di buon anno a tutti quanti. Uscirà anche il video con le risposte alle vostre domande che avete posto sotto il video appunto speciale dei 100 iscritti. Detto questo, ci si becca in un prossimo video ragazzi, a presto, ciao!